È partito da Genova, è arrivato a New York, come e quando? Allora, io ormai sono negli Stati Uniti, a New York, esattamente adesso nel New Jersey, da 14 anni. Sono stato trasferito dalla Cressy, che è un'azienda genovese. Dopo 3 anni che lavoravo alla Cressy, ho avuto l'opportunità di venire ed essere trasferito qui a gestire la filiale che la Cressy ha dal 1986. E quindi mi sento onorato e molto fortunato a poter lavorare per un'azienda genovese ligure. Sono estremamente fortunato e radicato anche al territorio, alla Liguria, che ovviamente mi manca tantissimo, ed è una delle poche aziende liguri, poi alla fine con una filiale negli Stati Uniti. Quindi ero partito per rimanere 3 anni, la realtà poi ha voluto che ho conosciuto mia moglie, sono nati 2 bimbi e i 3 anni sono diventati quasi 15, però diciamo che sono molto legato all'azienda e alla Liguria e ogni 6 mesi torno per motivi di lavoro in Italia, torno abbastanza spesso, salvo l'anno del Covid, ogni 6 mesi più o meno torno in Italia. Fa una scappata, diciamo così. Prima di arrivare a Colombo, lei diceva io vivo in New Jersey, però evidentemente poi è a contatto con New York. Che vita quotidiana c'è lì? Beh, la vita è estremamente attiva. Se sono in New Jersey, è esattamente a mezz'ora da New York, però qua lo chiamano il Tri-State, New York, Manhattan, Connecticut e New Jersey sono estremamente vicini e collegati. Ho vissuto a New York per molti anni, poi con la nascita dei bimbi, diciamo, abbiamo avuto necessità di avere una casa un po' più grossa e quindi ci siamo trasferiti qui. L'attività qui è molto più tranquilla rispetto alla vita di Manhattan, ovviamente. E è molto legata al lavoro, e quindi tutte queste zone sono molto ben collegate alla città di Manhattan. Qui ovviamente adesso è notte e quindi la vita in questo momento è molto tranquilla, però alle 6 della mattina qui è molto attiva, molte persone prendono già il treno alle 5:30, vanno a lavorare in città, la Cressy ha uno stabilimento distributivo nel New Jersey, non troppo lontano da qui, e quindi sostanzialmente la mia vita è normale, mi sveglio al mattino come tutti, vado al lavoro e quindi diciamo una vita normale. Manhattan è una città invece molto attiva, È un altro mondo. è veramente un altro mondo ed è estremamente stimolante da questo punto di vista. Senta Ravano, il 12 ottobre Cristoforo Colombo lì negli Stati Uniti, in particolare comunque a New York, come è visto? Cioè c'è la solita parata, però qualcosa è cambiato negli ultimi anni o è ancora una festa sentita? Allora, la realtà è che il Columbus Day in America era ieri. Come tutte le festività americane, le festività di solito avvengono lunedì, e questo è un aspetto che è molto particolare, molto logico, a seconda del pragmatismo americano. Tutte le feste avvengono lunedì in maniera tale che le famiglie possano allungare, diciamo, il weekend aggiungendo la giornata di lunedì. Quindi per noi il Columbus Day era ieri in America, però ovviamente la scoperta dell'America è il 12 ottobre, quindi il Columbus Day è oggi. Oggi ci sarà di nuovo la parata sulla Fifth Avenue, che è la parata, diciamo, celebrativa. Tra l'altro il Columbus Day è oltre 80 anni. Franklin Delano Roosevelt fu il presidente che dichiarò la celebrazione di questa giornata, rendendola praticamente una giornata di festività. Negli ultimi anni un po' la cancel culture ha atteso a non voler troppo spingere la figura di Colombo, in quanto avrebbe ovviamente andato contro le popolazioni indigene dell'epoca, e quindi è meno sentita rispetto a una volta, secondo a un certo approccio, diciamo, politico, un certo tipo di visione. Ovviamente noi siamo contrari in quanto europei, in quanto amanti della storia. Chi non conosce la propria storia non ha futuro, pertanto non è un atteggiamento che mi sento personalmente di apprezzare e di condividere.
però tendenzialmente hanno anche eliminato alcune statue di presidenti degli Stati Uniti di fronte al Museo di Storia Naturale. Hanno teso a voler eliminare certe figure anche della stessa storia americana al fine di cercare di avere una visione più politically correct. Ripeto, è una cosa per noi molto difficile da capire e da accettare, però se penso a Campo Pisano, a moltissime delle piazze che ci sono in Liguria, a Genova, che sono simboli della storia, non trovo una loro giustificazione in tutto questo, ecco. Senta Ravano, noi oggi dedichiamo la nostra giornata al 1992, a 30 anni fa, quando Primo Canale fu la televisione ufficiale delle celebrazioni colombiane. Lei c'era, vero, in quel 1992? Lo possiamo raccontare? Lo possiamo raccontare, lo racconto con piacere. Nel 92 era l'anno della maturità per me ed ero una delle due persone che era il gatto Cristoforo ufficiale. Eccolo! All'epoca avevo i capelli e niente, lo ricordo con molto piacere quell'epoca perché ovviamente era un'epoca di essere studenti, da poter incuriosirsi in qualunque cosa, e quindi avevo un amico che lavorava per le Colombiadi che mi aveva offerto questa possibilità e ha detto se volevo fare il gatto Cristoforo, e io ho detto ma perché no? E quindi mi ero diciamo ritrovato a essere sotto questo costume, sotto questa testa che ho ancora per la verità, perché poi all'ultimo giorno mi sono ritrovato che non sapevo dove lasciarla, l'ho portata a casa e mia mamma disperata e i miei genitori erano disperati perché si sono trovati con questa testa che poi è finita in una cantina dov'è tuttora in attesa di trovare una disposizione differente, una locazione differente. Senta Ravano, in conclusione, lei che cosa ricorda di quei giorni, del fermento, del cambiamento della città? Beh, la città aveva trovato appunto la zona delle Colombiadi, che era una zona che non esisteva. Io ricordo molto bene il Palazzo del Cotone, dove ci sono adesso, dove c'è adesso il Cineplex, i magazzini Ai del magazzini cotone, del cotone. mi scuso, Tranquillo. che era un luogo totalmente nuovo dove c'erano tutti gli stand dei vari stati, l'acquario, e quindi io ricordo che ogni giorno c'era un qualche personaggio famoso. Ricordo, se non sbaglio, all'epoca c'era il presidente Scalfaro, quindi era venuto il presidente Scalfaro, era venuto qualche ambasciatore di qualche città, di qualche paese straniero. Quindi ricordo tutto questo con molta gioia e con un po' di nostalgia per i tempi che sono passati, che sono tanti anni. Senta, conclusione, che cosa le manca di più di Genova, anche se torna spesso? Allora, ovviamente è facile dire il mare ed è facile dire, diciamo, i vicoli di Genova e tutto questo. Essendo in New Jersey ed essendo il monte più alto del New Jersey, la metà del Monte Fasce, che sembra strano, qua si scia, cioè il monte più alto nel New Jersey è 300 o 400 metri più basso del Monte Fasce. Quindi mi verrebbe da dire che quello che mi manca di Genova sono proprio le montagne che ora vedo lì, che poi per noi sono colline, però l'avere gli Appennini che sono lì a protezione diciamo, di Genova e che quindi sono visibili e sui quali si può andare per una scampagnata e per vedere il mare da questi monti è una cosa che secondo me è molto bella e che noi tendiamo un po' a sottovalutare perché poi alla fine la Liguria è veramente una terra tra cielo e mare. Mi ricordo che è un libro qua che avevo portato da Genova, che è Liguria tra cielo e mare, che era un libro bellissimo, e che è proprio poter vedere questa alternanza tra il mare e i monti lì è un'alternanza piacevole, tanto più che appunto qua la montagna più alta del New Jersey è a 480 metri. Ecco, quindi questo sicuramente mi manca. Oltre ovviamente a Allora, famiglie, amici e tutto il resto, ma questo lo do per certo. scontato. Un po' la cucina anche? Sì, O si è abituato? devo dire che qua si mangia bene, c'è solo una
un qualcosa che non trovo e che davvero mi manca, che è la focaccia col formaggio, che non si trova in realtà. Però a parte quello, tutto il resto si trova. Mia moglie fa un pesto buonissimo, anche se lei è brasiliana, ha imparato a fare un pesto fantastico, quindi mi sento molto fortunato. Meraviglia, meraviglia. Allora Ravano, la lascio salutare nella lingua del paese che la ospita, così come facciamo sempre con i nostri ospiti. Thanks a lot for the invitation. I wish you an happy day. Grazie, grazie mille a Franco Ravano, grazie per la sveglia nel cuore della notte, grazie anche per la sua simpatia.